Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Myst Survival, come al solito io sono Bruce Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video. Amici, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. C'è proprio un lupo qua che non sembra vederci. Il cane ci sembrerebbe esserci. No petty range, vabbè, c'era. C'era, non so dove è finito, ma sono qua dove vi avevo lasciato la scorsa puntata, mentre il gioco praticamente, man mano che passa il tempo, sta esplodendo di bug, ma soprattutto anche di rallentamenti, glitch e altre cose. Quindi prepariamoci al disastro totale di questo gioco, perché non è diventata più la sopravvivenza in sé per sé, ma anche la sopravvivenza al gioco in sé, al bug, al casino. Vabbè, insomma, c'è da fare un bel po'. Nel mentre qua sorge un bel sole, molto bello, e noi siamo già qui. Perché? L'obiettivo è la chiesa. La chiesa, avevamo trovato un codice, dobbiamo andare a riprendere quel codice. Basta, fammi parlare un secondo, mamma mia. Dobbiamo andarci a riprendere quel codice. Per andare a riprendere quel codice, io sento il cane nostro, ma non lo vedo. Vabbè, per andare a riprenderci quel codice dobbiamo rientrare in chiesa, però dobbiamo far fuori sti tizi qua. E cosa sta succedendo a quel... Oddio, cos'è successo? Questo mi vede? Non gliene frega una mazza che sono sulla macchina, questo. Scusi? Boom. Niente, non... È inerte la macchina. Guardate, è inerte totalmente la macchina. Guarda. Ma se... Scendo? Se scendo e ti sparo magari un colpo di precisione. Sì, capisce. Capisce. Guardate, guardatelo. Boom. Ma la macchina non può nulla. Non può nulla. Boh, e sì, vabbè. Va bene, cioè, va bene mica tanto. Io faccio così, entro e esco, vado un po' indietro, adesso provo un'altra tecnica. Quello corre, me ne torno qua. Sta scappando, dove cavolo sta andando? Detto. Poi vado ancora indietro. Sembra un... Questo gioco qua stanno succedendo delle cose veramente assurde. Diventato invincibile praticamente. Quanti colpi? 3-4 colpi di quello da caccia. Possiamo tirare sotto in macchina, non succede niente, abbiamo visto. Adesso gli tiro le bombe addosso, cosa devo fare? Tiro una molotov addosso, non lo so. Finito i colpi. Finito i colpi, torniamo indietro più veloci possibile. Ma questo non muore più, non muoiono più questi qua. Ma cosa cavolo sta succedendo? Ma poi va tutto a scatti sto gioco. Cosa sta succedendo? Là ce ne sono altri. Ah, c'è anche il lupo, giusto per perderci. Niente, non... Bah, questo qua... Sì, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Cioè, attenzione che non sto vedendo dove sto andando. Dobbiamo andare in retro. È qua dietro, ma purtroppo non possiamo fare nulla di che. Se non fare una manovra qui. Eccolo lì. Ok, alla grande. Non muore più. Non muore più! È immortale diventato sto coso qua. Ma scusate. E sì, però non mi fai cambiare arma, cioè. Dammi almeno il tempo di cambiare arma. Che cavolo. Mo dove sta andando? Ma dov'è che vamo così? Sotto là. Ma cosa sta succedendo? In sto gioco sta succedendo robe stranissime. Una volta bastavano 3 colpi e morivano. Adesso va. Vabbè. Allora, facciamo una cosa. Direi di scendere
E andiamo pian pianino. Là c'è un lupo maledetto, pure il lupo. Dobbiamo tornare alla chiesa. Questo è sicuro. Andiamo pian pianino alla chiesa. Vediamo di rientrare alla chiesa. E una volta che siamo dentro alla chiesa, riprendiamo il codice. Vediamo di capire perché mi avete detto: Ehi Amon, guarda che il codice che hai trovato serve proprio qua vicino alla chiesa. Proviamo. Ma io ci proverei a. Ok, cavolo, m'ha visto. Via, chiudi. Chiudi. Tizio lì è qua fuori, eh. Proprio qua fuori. Cucù, qualcuno? Allora, io vado di arsenale pesante. Beh. Aia! Mi hai fatto a prendermi. Quasi morto, quasi morto. Quando fa così è quasi morto, eh. Adesso è morto. E uno in meno. Via. Carichiamo. Vai. Allora, già con uno in meno la situazione è molto meglio. Ora, passiamo da qua. Dovrebbe esserci l'altro. L'entrata della chiesa dovrebbe essere qua. Ah sì che si apre così alla cavolo. Che cavolo, una mazza. Dog vest. Ok, allora esaminiamo qua. 60-66. Ok, va bene. 60-66. Che cavolo, basta. Galleggiano in aria le cose, ma va bene. Ma non è che c'era qualcosa di interessante. Quelli, vabbè, li tiro su, ma. Ma hai capito cosa servono? 60-66. Andare di qua. Non ho idea di dove sia l'entrata. Però dovrebbe essere qua da qualche parte in teoria. Abbiamo il codice 60 66. Molto bene. È già avere il codice è già qualcosa. Una rivista per gatti. 60-66, qua c'è un po' anche in alto, eh. Bel posto. Eccolo qua, guardate. Ah, però sicuramente questo ci potrebbe servire. Questo ok. I guanti, sinceramente, non so se avevamo questi, via questi. Abbiamo quelli neri, più belli. Allora, sinceramente, non so se possiamo entrare. Perché? No, questo non mi interessa niente. Perché qua si serviranno sicuramente le batterie. Il cacciavite ce l'ho, le batterie no. Sti cavoli, che scatole ste batterie, mamma mia, che rottura. Ma potevamo passare anche di qua, eh. Cavolo, no, non abbiamo il nostro amico, ma non è che c'è qua una batteria. E basta, che ca... che ca... E basta. Mamma mia, che... Mamma mia. Qua c'è un altro morto, ma... Poi morto nel cesso, sempre con la testa staccata nel... Ma perché? Ma perché? Vabbè, allora, il problema qua è che le batterie o le troviamo qua o siamo fregati. Cioè, nel senso, cacciavite ce l'ho, le batterie non penso. Potrebbe essere un problema. Certo che l'entrata però è di qua. Ed è un bel villaggetto, quindi ci saranno le batterie da qualche parte qua. O no? Auspico di sì. Via questo, facciamo così. Via questo, via anche questo. Da qualche parte qua c'era il sale, sì, è qua. Eccolo qua, queste qua ce le abbiamo. Dog vest, c'è manco più il dog, figurati la vest. Via questo, via anche questo. Questi ce li teniamo, colpi vanno sempre bene. Questo qua va bene, questo qua va bene. Ok, questi ce li teniamo, via. Questo serve una mazza, questo lo portiamo dietro. Non ho le batterie però, perché le ho usate tutte, perché quella volta là,
quella maledetta volta là era successo un casino, bisognava ricaricare la partita e infatti è successo un bordello. Allora proviamo a entrare da questa parte qua, dobbiamo cercare delle batterie, magari abbiamo fortuna. Magari, dico, dobbiamo cercarle bene, 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 bene. Queste... sulfur powder. Vabbè, painkiller, basta, 50.000 painkiller. Mortaio. Cioè, l'abbiamo fatto in una puntata. Casino per fa... quante barrette ci sono? 80.000 barrette. Vabbè, mangiamo. E, abbiamo fatto quel cavolo di mortaio 25.000 volte e adesso... siamo riusciti a trovarlo così, va bene, va bene. Recuperiamo spazio nell'inventario, ci mangiamo tre barrette. La faccia del cavolo di problemi alimentari nell'apocalisse. Tre barrette mangiate. Ma il nostro obiettivo sono le batterie. Il restore non è male, eh. Non si sa mai che possa servire. Qua non c'è più niente, va bene. Questo posto qua speravo vendesse batterie, ma non è così. Quello è un ristorante. Vabbè, comunque dobbiamo guardare tutti i posti. Un ristorante che tra l'altro si può manco entrare. Noi dobbiamo entrare all'hotel. Un ristorante si può entrare. Ehi! Come here! Tornato Leo, il cagnolino. Batterie! Le batterie non le fanno! Ma perché? Non le fa prendere? Ma va! Ehi, Leo! Ma le batterie non le fa prendere? Ma basta, sti casini, questo gioco. Le batterie qua, guarda, non le fa prendere. Ma allora, ma basta sta cosa, basta. Ma va. Intanto le batterie, questi qua ce li prendiamo, male non fanno. Però, ma basta. Abbiamo più siringhe noi che chissà chi altro. Le batterie le trovate. Vabbè, vabbè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare qua? Allora, lì c'è un'ottima ruota che... due ruote. Me le prendo! Che cavolo è? Via, 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 via. Come che entra? Leo, attaccalo, maledetto! Attaccalo! Mamma mia, attacca, attacca! Dov'è Leo? Attacca, Leo! Ah, l'hai attaccato, bravo, Leo! Mamma mia, mi sono spaventato! Ma non quella maschera! Ma perché mette la maschera? Che cavolo, vabbè, l'health è buona ancora. Curia, ma poi va tutto a scatti qua. Ma cosa sta succedendo? Sto gioco sta spaccando totalmente. Batterie che non si possono prendere. Disastro, sto gioco sta diventando una tragicomica sta diventando sto gioco, purtroppo. Ah, via questo, via anche queste. Comunque le gomme ci servono. Perché ci servono le gomme? Perché adesso che stiamo costruendo il garage, però sappiamo, il lupo non lo tiro neanche su, sappiamo di per certo che ci servirà un altro mezzo per fare quella che potrebbe essere la modifica, sempre se riusciamo a farla, una modifica che ci permette di sostanzialmente di mettere una torretta anche. Una torretta anche alla nostra, a una delle nostre macchine in realtà, non alla nostra che abbiamo adesso perché non si può, ma un 4x4, una Jeep o qualcosa del genere. Ma ora adesso sempre con la paura che arrivino i lupi. Che cavolo esiste, cioè, delle batterie in sto posto? Cioè, dovrebbe essere normale avere delle batterie per una persona. Cacciavite. Due cacciaviti. Ma zero batterie. Cioè c'è un fottio di roba. Ma quello che ci serve non c'è. Mai. No, questa non me faccio una mazza. Ma in realtà neanche dei cacciaviti, eh. Io volevo...
Troviamo un sacco di siringhe in sta puntata. Ok, ha fatto il cozzo il tizio. Il tizio là ha fatto il cozzo. Quindi possiamo anche eventualmente fare event location. È qua. Ah, proprio sulla strada, Vabbè, adesso andiamo. Però andiamo subito, va. Dobbiamo cercare delle batterie. Il tizio ha fatto il cozzo. Questi ci servono. Aveva riempito quasi la macchina, comunque. Ho fatto il cozzo. Ha fatto il cozzo, il maledetto. Dove cavolo ha fatto? Current location, noi siamo qua. Event location qua. Ma proprio indietro qua l'ha fatto. Magari vende le batterie. Un cavo che... Cavi che passano, guardate, dal nulla. Bah! Che roba strana. Dovrebbe essere di qua il tizio che ha fatto il cozzo. Da qualche parte dovrebbe esserci. Dove cavolo è? Ah, eccolo là, guardatelo. Perché magari ha le batterie. Attenzione, potrebbe avere le batterie. Adesso mi faccio sta corsa. Mamma mia, sto gioco si sta rompendo. Si sta rompendo in una maniera assurda. Assurda. Allora, innanzitutto vediamo cosa ha dietro. Roba buona. E la mela che serviva per una missione. In realtà ne servivano due. Ok, salviamolo. Molto bene. Questo tizio qua sembra che abbia un po' di roba. Ok, ci ha dato questo qua. E basta. Non abbiamo potuto commerciare. Non mi veniva la parola. Oggi che siamo qua, non è che qua c'è batterie. Alla ricerca delle batterie. C'è un fottio di roba da mangiare, pantaloni, roba da bere. Di tutto, ma batterie no. O per meglio dire, batterie sì, ma che non si possono prendere. Perché? Ma perché? Perché mi chiedo io, perché? Proviamo al negozio qua, perché questo qua è il negozio che magari sai mai che le penne ci sono, ma le batterie manco. Cioè, la cassetta lì, questa qua non si apre. Qua non si può prendere un cavolo. Al cesso, magari nel cesso ci sono le batterie. Le punte, quelle lì non sono male. Questa non è male. Chissà cosa ci fa nel cesso. Io mi chiedo cosa ci fa nel cesso. Le armi. Cioè, anche se vendessi tu dai c'erano nel cesso le armi. Vabbè, questo vende un sacco di roba. Il nostro amico qua indiano anche. Ma non vende le batterie. È inquietantissimo sto cane. È veramente inquietante. Vende un sacco di roba, ma le batterie neanche a pagarle. Delle batterie, amico, mi servono. Questo qua, shoot beer. Qua non c'entra una mazza con le batterie. Figurati se questo ha le batterie. Chiodi, sale, chiodi, roba da mangiare, da qua si esce. Batterie zero, proprio zero. Il gioco sta esplodendo, E anche penso il mio PC a far girare sto gioco. Questo gioco è veramente una roba abominevole. Voi lo giocate la prima volta. Queste robe che non ci interessano. Non tiro su tutto, c'è cioè, roba che non ci interessa. Ne abbiamo talmente tanta che non so cosa fare. La prima volta che giocate a questo gioco funziona tutto abbastanza bene. Oddio, abbastanza, non ho detto bene. Abbastanza bene. Poi man mano che vanno avanti i giorni si spacca sempre di più. Finché si rompe del tutto. Come tra l'altro ci sta anche succedendo.
guanti ovunque, chitarra, barrette a profusione, siringhe anche, cacciaviti pure, ma le batterie che avevamo trovato sul tavolo, beh, ce ne servivano due, ma comunque già una. Cosa ci fa la sigaretta nel cesso? Beh, vabbè, e le batterie che avevamo trovato, cavolo se le avevamo trovate. Purtroppo però la carne qua, spiegate, è sparita. Bah, vabbè, rimango sempre allibito di questo gioco. In effetti dovrei, ormai dovrei essere abituato. Comunque, batterie per ora zero. Perché mi attacca ancora? No, no, che si bugga tutto. No, no, via, via, via. Mamma mia, poi si bugga tutto. Sentite, tanto io vado fino a qua in macchina, così non abbiamo problemi di quei cosi, perché altrimenti ce li abbiamo sempre. Via questo. Mamma mia, abbiamo l'inventario pieno, tutto abbiamo pieno. Abbiamo veramente pieno tutto. Tutto. Non ci sta più una mazza. Veramente. Sto buttando roba ovunque. Vabbè, questo buttiamolo via, tanto è tutto rotto. Qui teniamo questo e proviamo ad andare a vedere. Qua è tutto blindato, non si potrà entrare. Andiamo a vedere se troviamo delle batterie da qualche parte. Ci saranno delle batterie, sto postaccio qua. Sottotetto. Carino qua per fare la base comunque. A parte fare la base qua significa incorrere in 8 milioni di bug. Sicuri come l'oro. Bello il cesso così. Insomma, pustache, pustache. Vediamo qua, qua è entrata l'erba anche, bello. Wow, open. Non male, dai, non male. C'è anche un cesso qua, di solito nel cesso nascondono roba buona. Stavolta la latrina non ha nulla da offrirci. Però c'è questo edificio qua, un po' abbandonato. Io spero abbia qualcosa. Magari non nemici. Wow! Il cane si è buggato sempre. Allora, il mestolino lì ne abbiamo trovati a go-go. Le batterie. Casse da morto. Ma zucche. Cassa da morto, zucche. Il nostro amico indiano ribaltato. Uno buono, uno ribaltato. No, ok, posso far entrare i cani qua. Un cavallo. Questo è tipo un museo, Qualcosa del genere, assomiglia a un museo. A parte le bare che... Non so cosa potrebbero c'entrare, ma comunque avrà il loro senso. Il museo avrà il suo senso, anzi. Gunpowder, ovviamente vicino al cannone della... Cannone tipo questo grade fish va bene, ma tanto non peschiamo neanche al cannone tipo francese, bah, forse non è quello francese, forse è quello della guerra di secessione, immagino, visto che penso sia ambientato in America, ma questa è solo una mia considerazione. Oh, guardate qua, guardate che bello, guardate che bello, qua è bello fare una base. Cioè, non hai tanto spazio, c'è da dire una cosa. Perché comunque con tutta sta roba in mezzo alle scatole non hai tanto spazio. Però, guardate che bello. Wow. Tutto molto bello, ma le batterie non si trovano. A casa è vero che le abbiamo, però vuol dire tornare a casa, recuperarle, e poi tornare qua, riaffrontare i mostri. Cioè, ma perché? Ma perché? Che stress, veramente uno stress, è veramente uno stress sta cosa, è veramente uno stress enorme, ma che dico enorme? Più che enorme. Proviamo qua il blacksmith, già che ci siamo. Batterie, una, con quella lì che avevamo trovato eravamo a due e avevamo le batterie, il problema qual è? La pistola non mi serve niente ormai. Il problema qual è? Fate indovinare qual è il problema? Il problema è che le batterie erano buggate. Poi qualcuno ha sparato a bestia. Vabbè,
Qua non c'entro niente. Qua, roba buona, comunque. Cioè, abbiamo trovato tanta roba buona. Ma le batterie no. Le batterie purtroppo no. Mamma mia. Anche un M4. Però peccato che ho finito lo spazio. Questo potrebbe portare via. Vediamo di portarlo via. Però sento casino, Non è per sfiducia, ma sento casino, quindi corro. Ma penso, guardate la maglietta svolazzante. Maglietta svolazzante. Questo ci servirà per portare via un po' di roba. Sempre se riesco a caricarlo, si intende. Provo in qualche maniera a infilarlo qua sopra, ok. Qui mettiamo dentro, vabbè, questo via, non frega niente. Questo, via dentro, questo e questo. Perfetto. Questo lo mettiamo dentro qua. Buono, buonissimo, buonissimo. Peccato per una roba che ci serve un'altra batteria. Eccoci qua. Allora, ho dovuto ricaricare la partita. Si era buggato tutto come sempre. Quindi, però, ho trovato la batteria. Quindi, 5985 è il nostro codice. 5985. Quindi, andiamo velocissimamente qua. Chiudiamo. Andiamo. Mamma mia, se sta laggando da far schifo. 5985. Andiamo qua. Change battery. Vai. Perfetto. 5985. Olè! Adesso speriamo non mi fa entrare. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Come puoi giocare così? Perché? Com'è possibile? Non mi fa entrare. E riproviamo per l'ennesima volta. È ricaricata la partita. Quel codice cambia sempre. 1204. Che cavoli, 1204. C'è il coso lì, ma non mi interessa, guarda. Via. 1204. Riproviamo. Andiamo su. 1204. Repair, vai. Ho dovuto ricaricare la partita. 1204, vai. E non entra. Non entra. Non entra, non ci voglio mai credere, non ci credo, non entra, non entra, cioè, ma io, ultima volta, ennesimo tentativo, vai, ma poi cosa cavolo è sto coso, un cavallo è, allora, una cosa, tac, tac, 3272, cambiato ancora, 3272, ma nel mentre qua si potrà bruciare. Però tanto non abbiamo, quindi chi? Cioè, ci facciamo una domanda inutile. Inutile, non possiamo neanche dargli fuoco. E un cavolo, 427 4272 era. Aspettate, prima di far figuracce. 3272, Amon, 3272. 3, 2, 7. Sta arrivando. Apri. Chiudi. Aia! Porcaccia, 3, 2, 7, 2. È entrato? No, è metà dalla porta. 3, 2, 7, 2. Mo' ci proviamo. Change battery. Secondo me sono tutti buggati questi. 3, 2, 7, 2. E non possiamo entrare. Allora, amici, direi che per questa puntata è tutto, e forse anche per la serie, perché mi sono altamente stufato di questa roba qua, cioè scandaloso veramente. Vabbè, vedremo, scrivetemi nei commenti, ma cioè veramente sono, cioè, non ce la faccio più con questi bug, non ce la faccio veramente più. Mi raccomando però, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compreso anche la playlist di questa fantastica serie, ma fantastici bug. Come fai a sbloccare una cosa e non farmi entrare? Perché? Da Amoruso è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.